Ciao, bentornate sul mio canale YouTube. Eseguiamo insieme la coroncina, un rosario. Allora, lo potete lavorare con filato di cotone della grandezza che più vi aggrada. Ovviamente più sottile sarà, più delicato viene, più doppio è il filo, più doppio viene il lavoro, ovviamente. Allora, partiamo con un anello magico. Solito rituale per effettuare l'anello magico. Trattengo il filato sull'indice, giro attorno all'indice non troppo stretto e tengo con il dito medio il filo. Passo sotto il giro che ho effettuato e pesco il filo lasciato che trattengo con il dito medio. Pescato il filo, effettuo una prima catenella e parto con 3 catenelle che mi vanno a sostituire la prima maglia alta. Di qui poi effettueremo 11 maglie alte, cioè altre 10 maglie alte, quindi una, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, scusate, 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, facciamo un altro. Quindi in totale devono essere 12. Quindi facciamo la dodicesima maglia alta. Dopodiché stringiamo il filo iniziale. Uniamo i due punti con un punto, il principio e la fine con un punto bassissimo. Arrivati a questo punto facciamo una catenella, nello stesso punto entriamo per effettuare un punto basso, ancora un ulteriore punto basso e qui andremo a fare 12 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Rientriamo nello stesso punto, ok, poi facciamo 1, 2 e 3 punti bassi, dal terzo facciamo 12 catenelle, nello stesso punto entriamo per effettuare un punto basso, poi facciamo 1, 2 e 3. Qui facciamo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6. Manteniamo la sesta catenella e da qui effettuiamo 12 catenelle ancora. Quindi puntate il dito sulla sesta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 e 12, dove io tengo puntato, entro ed effetto un punto basso. Da qui farò 6 catenelle ed entro nello stesso punto di partenza delle catenelle. Poi farò 3 punti bassi, effetto 12 catenelle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Rientro nello stesso punto, effettuo l'ultimo punto basso e poi con un punto bassissimo vado qui. Una catenella, entro nello stesso punto per effettuare un punto basso, poi filo sull'uncinetto. In questi archetti andremo a fare tutte mezze maglie alte, quindi faremo 9 mezze maglie alte. Una, due,
3. Oh, che combinato qua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Poi faremo un picot. Il picot è composto da 3 catenelle e rientro nel punto di partenza dove ho avviato le 3 catenelle e chiudo. Poi di nuovo filo sull'uncinetto, ancora 9 mezze maglie alte. 5, 6, 7, 8 e 9. Poi entrate nella seconda maglia bassa sottostante e fate un punto basso. Riprendete il filo sull'uncinetto e nell'altro archetto effettuiamo la stessa lavorazione poc'anzi fatta. 4, 5, 6, 7, 9, picco 3 catenelle, rientro nel punto dove sono partite le catenelle, 9 mezze maglie alte. Effetto il punto basso nella seconda maglia bassa sottostante ed arriviamo a questo doppio archetto dove effettueremo doppie 9 mezze maglie alte, 9 mezze maglie alte nel primo spazio. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Poi passo direttamente nell'altro arco e faccio sempre 9 mezze maglie alte. Quattro, cinque, sei, 7, 8 e 9, picot, in questo modo ancora 9 mezze maglie alte, 5, 6, 7, 8 e 9. Passo nell'altro arco e effettuo 9 mezze maglie poi facciamo una maglia bassa nella seconda catenella sottostante, ci resta l'ultimo arco e andiamo a fare 9 mezze maglie alte, picot 9 mezze maglie alte. Continuate da sole. Ecco come si presenta il nostro crocifisso. Ovviamente voi tenete conto che io utilizzo sempre un filato grande per farvi vedere, altrimenti non riuscireste a vedere la lavorazione. Quindi fatto con un filato più sottile viene un po' più piccola rispetto a quella che è adesso. Ok. Anche se poi, voglio dire, non dispiace, però se lo fate con un filato numero 12, veramente l'effetto è quello che è. Cioè, ne ho fatte tante per comunioni e vi garantisco che sono belle. Poi ovviamente vanno indurite, quindi lacca oppure si compra direttamente in merceria il materiale per indurirle e quindi avete anche una resa stabile al collo. Ok, iniziamo col far entrare il filo all'interno del nostro picot
Facciamo un nodino di sicurezza onde evitare che vada poi a sfilarsi dopo. Ecco qua. Quindi entriamo con l'uncinetto, peschiamo il filo e da qui poi partiamo con 5 catenelle. Marchiamo la quinta, ok, e facciamo 1 e 2 catenelle. Poi filo sull'uncinetto, nella quinta andremo a fare 5 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Una volta che avete fatto le 5 mezze maglie alte, allungate un poco qui, entrate nella prima, ripescate l'ultima, quindi tolgo l'uncinetto, pesco la prima maglia che ho effettuato, entro in quella che ho lasciato sospesa, ok? Esco, poi entro al centro qui, dove adesso si è formato questo foretto, lo vedete? Io entro qui. Pesco il filo ed esco, ho due fili sull'uncinetto e faccio così. Poi salgo con 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Di qui inizio le mie mezze maglie alte. In questo caso ne devo fare 4. La prima sostituita da 2 catenelle, poi eseguo la seconda, la terza e la quarta. Ok, lascio qui la lavorazione, entro nella prima, rientro nella maglia, nell'asola che avevo lasciato, esco senza pescare il filo, esco direttamente, poi entro con l'uncinetto al centro di queste 4 maglie che ho chiuso, pesco il filo ed esco. Ho due asole, pesco il filo ed esco. Ripetiamo questa operazione per 3 volte, però di distanza ci devono essere 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Poi che faccio? Entro nella terza, quindi filo sull'uncinetto, entro nella terza ed effetto 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3. Lascio, entro nella prima, entro in quella che avevo lasciato, esco direttamente. Ok, entro al centro. Aspettate che non vedo niente. Entro al centro, pesco il filo ed esco. Pesco il filo ed esco in tutte e due le asole, di nuovo 4 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella terza e continuo con 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3, lascio, rientro nella prima che ho effettuato e rientro nell'asola che ho lasciato sospeso e chiudo. Entro al centro, pesco il filo, esco, pesco il filo ed esco in tutte e due. Quindi qui abbiamo la singola, le tre centrali, poi effettueremo 5 catenelle. Ok, poi 2 che sostituiranno la prima mezza maglia alta, quindi altre 2 mezze maglie alte, pesco il filo, entro nella terza catenella, quindi 1, 2, 3 ed effetto le mie 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Lascio il filo, entro nella prima maglia, entro nel filo lasciato in sospeso, chiudo, entro al centro del lavoro, pesco il filo ed esco, pesco il filo ed esco in tutte e due le asole.
Ok, poi faremo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Marcate col vostro dito la sesta catenella e avviate 3 catenelle, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto e nella quarta catenella andiamo a fare una ma maglia alta. In questo nodo. Poi in questo punto andremo a fare 6, cioè in quest'arco creato andremo a fare 6 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Conto 3 catenelle qui, con un punto bassissimo ricongiungo il lavoro e mi porto dall'altro lato del cerchietto dove andrò a fare altre 6 maglie alte. E 6. Chiudo con un punto bassissimo. Per ora il lavoro è così. Ok, abbiamo i nostri granelli, le nostre perline. In alternativa potete inserire sul filo tante perline quante sono le perline per fare il rosario. Avviamoci a fare la parte diciamo, dei 10 Ave Maria e del Padre Nostro. Allora ci spostiamo con due punti bassissimi e arrivata a questo punto dobbiamo fare i granelli, i 10 granelli. Cosa andremo a fare? 1, 2, 3 e 4. Poi entriamo nella terza catenella e facciamo 4 mezze maglie alte, 2, 3 e 4. Lascio in sospeso, entro nella prima, entro nella seconda, esco, entro al centro, pesco il filo ed esco in tutte e due. Poi di nuovo 1, 2, 3 e 4. Filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella. Ed effetto le mie 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Lascio, entro nella prima, entro in quella lasciata in sospeso, esco in tutto, entro al centro del granello, del cerchietto del granello, esco con l'uncinetto, pesco il filo ed esco in tutte e due. Poi ancora 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e faccio 4 mezze maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Lascio, entro nel primo. Entro in cui l'ho lasciato sospeso ed esco, entro al centro e dovete fare sempre così per 10 volte. 1, 2, 3, filo sull'uncinetto e facciamo 4 mezze maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Lascio, entro nella prima, entro nella seconda, cioè in quella lasciata sospesa, esco. Entro al centro, pesco il filo ed esco. Stiamo a 4. 1, 2, 3. Pesco il filo ed effetto le mie 4 mezze maglie alte entrando nella terza catenella. Lascio il filo, entro nella prima.
rientro in cui l'ha lasciata sospesa, esco, entro con l'uncinetto al centro del mio granello, esco con l'uncinetto, pesco il filo ed esco in tutto e siamo a 5 granelli, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella, 4 mezze maglie alte. Ok, entro nella prima, entro nella seconda, esco in tutto, entro al centro, pesco il filo ed esco. Siamo a 6. 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella per effettuare le mie 4 mezze maglie alte. Ok, pesco il filo, pesco qua la prima e riprendo quella lasciata in sospeso, esco, entro al centro, pesco il filo ed esco. Vi faccio vedere più lentamente. 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto. Entro nella terza, effettuo 4 mezze maglie alte, 1, 2 3 e 4. Ok, lascio in sospeso la maglia, l'asola, entro nella mia primissima mezza maglia alta, sarebbero poi le 3 catenelle, rientro nell'asola che avevo lasciato sospeso e con la stessa asola esco nella mia primissima maglia. Ok, mi ritrovo di nuovo un'asola. Ora, qui al centro, quando io unisco le due estremità, si forma questo cerchio. Io entro al centro con l'uncinetto, pesco il filo, esco. Poi mi troverò due asole, ripesco il filo ed esco in tutte e due le asole. 2, 4, 6, 8. Dobbiamo fare altre due. 1, 2, 3 catenelle, pesco il filo e di nuovo 1. Se ci riesco, 1, 2, 3 e 4. Lascio l'asola che stavo lavorando, entro nella prima, riprendo l'asola, esco nella primissima maglia, entro al centro, pesco il filo ed esco. Devo fare l'ultimo, 1, 2, 3, 4. Filo sull'uncinetto perché ho detto 4, 3 ne devo fare. Ok, filo sull'uncinetto, entro nella terza ed effetto 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4, entro col filo nella primissima maglia, entro in cui l'ha lasciata sospesa, entro al centro, pesco il filo ed esco, 2, 4, aspettate, 2, 4, 6, 8. Ok, continuiamo con 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Qui poi andremo a fare 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto e faremo 5 mezze maglie alte. 2, 3, 4 e 5. Lascio, entro nella primissima catenella. Cioè, nella terza catenella che avevo effettuato, riprendo l'asola lasciata in sospeso, chiudo, entro nel mio centro, pesco il filo ed esco. Quindi questo è il granello del Padre Nostro. Di nuovo faremo 1, 2, 3, 4 e 5, poi 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, nella terza catenella faremo 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4 e riprendiamo così a fare i nostri 10 granelli corrispondenti ai 10 Ave Maria. Ripetiamo questa lavorazione appena effettuata per 5 volte. Riprendiamo insieme per vedere la chiusura. Finite i nostri
5 misteri. Dobbiamo andare ad attaccare quindi la parte, l'altra parte. Quindi se noi qui abbiamo lasciato due punti qua, noi dobbiamo andare ad attaccare per giù all'incirca. Vabbè, voi regolatevi che deve essere centrata la cosa. Fate un punto bassissimo, un punto di sicurezza, tagliate il filo. Poi dopo lo andate a nascondere. Ok, vi faccio vedere un attimino. Ecco la nostra opera conclusa. Non so se riuscite a vedere, ora allargo. Voglio dire, ristringo l'immagine. Vediamo se si vede. Ok. Qui al centro potete mettere anche un punto luce o una perlina. Idem la stessa cosa qui. E poi andiamo, come già detto prima, andiamo a nascondere il filo e a metterlo in sicurezza per poi andarlo a tagliare. Fatelo come detto durante la registrazione con un filato numero 12 e con l'uncinetto adatto per la lavorazione numero 12 e non ve ne pentirete. Fidatevi. Vi lascio alla lavorazione, ad una buona visione. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Lasciate un like se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, non mi mettete dislike. Scherzo. E se non siete ancora iscritte, vi raccomando, fatelo. Il gruppo, il canale è presente anche su Facebook e mi trovate alla voce Gomitolando con Imma. Vi lascio alla lavorazione. Ciao ciao e al prossimo video.